Barcellona si prepara per nuove manifestazioni di massa per l'indipendenza, le cosiddette marce per la libertà. 5 in totale sono partite questo mercoledì da diverse parti della regione in direzione di Barcellona, dove hanno in programma di arrivare venerdì per manifestare contro la sentenza per i 9 indipendentisti. Le strade principali della Catalogna sono state teatro di enormi mobilitazioni di massa che hanno inevitabilmente influenzato il traffico, sebbene in generale l'atmosfera sia chiaramente più tranquilla di quella vissuta in questi giorni a Barcellona, dove si sono registrati 2 giorni di continue violenze da parte dei manifestanti. Un caos che ha avuto come risultato 50 persone arrestate e 140 ferite, di cui 72 agenti di polizia, secondo fonti del Ministero dell'Interno. Euronews ha ospitato l'analista politico Carlos Carnisero per la sua disamina sulla situazione. Stiamo vedendo come le manifestazioni stanno diventando sempre più violente, sono guidate da un gruppo chiamato Tsunami Democratico e non è molto chiaro chi ci sia dietro. Ed è vero che è come uno tsunami perché ieri sera abbiamo visto Barcellona invasa di persone. È preoccupante però vedere un presidente catalano non condannare la violenza e dire ok, hai il diritto di manifestare ma sempre pacificamente. Il Ministero dell'Interno ha anche riferito dell'esistenza di oltre 150 barricate con falò nella sola Barcellona, oltre a molte altre distruzioni dell'arredamento urbano. Mercoledì il governo della Catalogna si è riunito con urgenza per far fronte all'ondata di rivolte, sebbene il presidente Torra non abbia fornito per il momento alcuna spiegazione, lasciando la riunione per unirsi alle marce della libertà. A Madrid intanto il governo centrale spagnolo ha esortato Torra a condannare la violenza e allo stesso tempo rispondere alla sfida dell'indipendenza. Pedro Sánchez ha ricevuto i leader dei principali partiti dell'opposizione. Insieme cercheranno una risposta a quello che evidentemente è un problema. La società catalana è una società multiculturale. Il sostegno all'indipendenza è attualmente pari a circa il 44% della popolazione. Bisogna capire che non si tratta del popolo catalano contro il resto della Spagna, quanto della società catalana nella quale alcune persone sono favorevoli all'indipendenza, ma secondo i sondaggi non sono nemmeno la maggioranza.